Ariom, sono Marina. Il centro yoga Mirabai si trova a Fasano, in contrada Sant'Angelo 7, ed è un centro immerso nella natura. Ci sono ulivi secolari dove in estate si conducono corsi di yoga all'aperto, quindi tra questi ulivi. Quindi c'è questa grande connessione, questa importante connessione con la natura. Ci sono ampi spazi. E conduco corsi sia di base, di approfondimento, corsi di meditazione. Ho incontrato Swami Niranjan la prima volta nel 1997 e in quell'occasione ho ricevuto il mantra personale e il nome spirituale Mirabai. E in questa iniziazione è stata proprio l'indicazione di quello che poteva essere il mio impegno, la direzione nella vita. Io ho iniziato a praticare yoga nel 1992. Insegno yoga da 23 anni. Nel 1999 ho preso il certificato come insegnante yoga della tradizione Satyananda, quindi presso il Satyananda Ashram Italia, completando poi la formazione alla Bihar School of Yoga, la prima università di yoga al mondo. E nel 2012 è nato il centro Yoga Mirabai a Fasano. Partecipo regolarmente a seminari, programmi, corsi di approfondimento e periodi di vita in ashram. L'impegno come insegnante, come sannyasi, è quello di mantenere pura la qualità degli insegnamenti ricevuti dalla tradizione Satyananda, quella di preservare e mantenere l'autenticità dello yoga. Adesso, nel mondo d'oggi, lo yoga è diventata una moda, quindi ci siamo inventati yoga in volo, power yoga, neuro yoga, yoga della birra. Yoga con tante fantasie, quindi in questo modo è stato snaturato, è stata strumentalizzato lo yoga ed è importante che comunque venga mantenuta l'autenticità, l'essenza dello yoga tradizionale, quindi questo è il mio impegno. Quindi spesso ridotto a una semplice ginnastica. Quindi lontano da quello che praticavano, che hanno insegnato e tramandato gli antichi maestri migliaia di anni fa. E anche quello di diffondere lo yoga come stile di vita, non solo la lezione che viene fatta una, due, tre volte alla settimana, ma quello di applicare i principi dello yoga, quindi l'attitudine, il discernimento, la pratica regolare, l'osservarsi anche nella quotidianità, in modo da riuscire a gestire le proprie emozioni, in modo da vivere nella società in modo sereno, in avere sempre uno stato di benessere, non solo nel momento in cui si fa la lezione. La cosa più importante e più difficile è quello di mantenere lo stato di quiete, lo stato di pace. Ora focalizzate la consapevolezza in Brumadya e qui visualizzate l'immagine di una piccola fiamma, vedetela luminosa e immobile. La fiamma rappresenta il nostro sé, la parte più pura della nostra personalità. E mantenendo questa immagine, ripeteremo insieme il mantra Om,
sette cicli Gayatri Mantra per la mente, il mantra Om Shanti per la pace interiore. La tradizione del Satyananda Yoga è il sistema di yoga sviluppato ed esposto da Swami Satyananda Sarasvati, che ha fondato nel 1963 la Bihar School of Yoga, e dal suo successore Swami Niranjanananda, fondatore nel 1994 della Bihar Yoga Bharati, Università della Scienza dello Yoga, la prima al mondo riconosciuta e segnalata dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità per le conoscenze e le tradizioni che vi sono conservate. Le pratiche derivano da antiche tradizioni di Samkhya, Vedanta e Tantra. Lo yoga è stato accreditato come materia di ricerca scientifica e il contenuto dei programmi della nostra tradizione riconosciuto come educazione accademica universitaria. Per scoprire e risvegliare il nostro potenziale interiore, dobbiamo conoscere le varie dimensioni della nostra personalità che vengono sviluppate attraverso le varie branche dello yoga che sono integrate nel metodo Satyananda: Hatha Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Karma Yoga, Kundalini Yoga, Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Nada Yoga, Swara Yoga ed altri ancora. Il sistema di insegnamento del Satyananda Yoga fornisce un approccio sistematico, graduale e progressivo, integrando tutti gli aspetti della personalità dell'essere umano: corpo fisico, energia, mente, emozioni, spirito. Portare quindi equilibrio in tutti i vari aspetti della personalità. Durante le lezioni si è sempre invitati ad ascoltarsi senza forzare il corpo e la mente oltre il proprio limite. Questa consapevolezza e ascolto di sé, dei propri limiti, delle sensazioni, con la pratica regolare porta a un graduale processo di cambiamento, a una maggiore stabilità, pace, forza, salute e benessere. Il programma delle lezioni include l'insegnamento delle principali tecniche della tradizione del Satyananda Yoga: mantra, che sono suoni, vibrazioni, in grado di rilassare la mente e di liberarne le potenzialità, per equilibrare l'aspetto emozionale della personalità. Asana, che sono posizioni del corpo per purificare e armonizzare il corpo fisico e pranico. Le persone generalmente pensano allo yoga come asana, ma asana non è yoga, è una parte dello yoga. Le asana sono solo una componente. I movimenti non devono essere performanti e soprattutto non bisogna forzare, non c'è competizione. Ogni persona deve sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, qualunque sia il suo peso, la sua età, la sua forma. Swami Satyananda ha detto: quello che puoi fare facilmente fallo e avrai dei benefici, quello che non riesci a fare facilmente non farlo perché non avrai benefici. Il cambiamento infatti è un processo che avviene in maniera naturale come conseguenza della pratica regolare e della piena consapevolezza, piuttosto che forzando il fisico e la mente verso e oltre i loro limiti.
Molte sono le cause di malessere o rigidità nel corpo, una postura scorretta, funzioni organiche disturbate, problemi psicologici, emozionali, uno stile di vita squilibrato. Con le asana lavoriamo sia sul corpo fisico sia sui canali energetici. Spesso la rigidità del corpo è dovuta a un blocco del prana e a un conseguente accumulo di tossine. Quando il prana inizia a scorrere, le tossine vengono eliminate dal sistema, assicurando la salute a tutto il corpo. Una lezione equilibrata mostrerà gli effetti e i benefici proprio dove ci serve. Poi abbiamo tecniche di pranayama, tecniche che utilizzano il respiro come strumento per lavorare sul prana, sull'energia vitale. Il respiro è una scienza completa, è l'elemento più connesso alla nostra vitalità. Il respiro è un ponte con la nostra mente. Come respiriamo se siamo arrabbiati, se abbiamo paura, se siamo stressati? Come respiriamo se siamo rilassati? Il nostro stato mentale ed emozionale è riflesso nel respiro. E la pratica sistematica di pranayama porta a una maggiore padronanza della mente e a un conseguente stato di benessere. Abbiamo yoga nidra, pratica di rilassamento profondo, è una caratteristica della nostra tradizione. Yoga nidra è stato proprio sviluppato da Swami Satyananda. È una pratica di rilassamento profondo, dove andiamo a rilassare non solo le tensioni fisiche e mentali, ma anche quelle emozionali, quelle tensioni che sono profondamente radicate in noi. E questo per raggiungere uno stato di pace mentale, per rigenerare la propria energia vitale e armonizzare i vari aspetti della propria personalità. Abbiamo le tecniche di concentrazione, di preparazione alla meditazione, per calmare e focalizzare la mente, accedere ai più profondi livelli del nostro essere. Queste tecniche sono introdotte molto gradualmente, in modo sistematico, seguendo un preciso percorso in stadi. Attraverso di esse, il praticante raggiunge un profondo rilassamento e uno stato di elevata consapevolezza. Quando chiudiamo gli occhi, vediamo ciò che abbiamo dentro. Vedere ciò che abbiamo dentro senza giudicare, analizzare, intellettualizzare. E questo porta a una migliore conoscenza e accettazione di se stessi. E l'obiettivo è quello di sviluppare ciò che chiamiamo la posizione dell'osservatore. L'obiettivo principale dello yoga è portare equilibrio nella mente. Se la mente è disturbata, nella vita si soffre molto. La mente è una grande amica e allo stesso tempo un grande ostacolo. Se avete il controllo della mente, lei vi sarà amica. E se la mente non è sotto il vostro controllo, è la vostra peggior nemica. Yoga è portare equilibrio in tutti gli aspetti della personalità. L'aspetto fisico ne beneficia attraverso un miglioramento dello stato di salute e benessere. L'aspetto pranico energetico attraverso una maggiore vitalità e forza vitale. L'aspetto mentale ed emozionale attraverso una maggiore capacità di focalizzazione e rilassamento. L'aspetto psichico attraverso una maggiore consapevolezza degli aspetti più sottili della personalità e l'aspetto spirituale attraverso un'espressione più positiva, creativa e gioiosa della personalità. Attraverso lo yoga è quindi possibile migliorare sensibilmente ogni aspetto della nostra personalità ed è possibile migliorare la nostra interazione con gli eventi della vita, con le persone intorno a noi. Grazie a una personalità più rilassata, ogni situazione della vita può essere affrontata in modo positivo, creativo
ed equilibrato. Paramahansa Satyananda aveva definito lo yoga il dono della pace per l'umanità. Come ci ricorda Swami Satyananda, quando praticate yoga migliorate la qualità della vostra mente e delle vostre emozioni, quindi migliorate anche il modo di affrontare le cose inevitabili. Lo yoga non può fornire una cura per la vita, ma un metodo efficace per affrontarla al meglio. Hari Om. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi video.